Ciao a tutti ragazzi, io sono Roby e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video, scopriamo le creazioni in resina. Ieri avevo veramente tantissima voglia di andare a creare con la resina, anche perché ho degli stampi che non avevo mai utilizzato, quindi degli stampi nuovi che sono questo qui, questo, questo e questi. Quindi andiamo un attimino a tirare fuori le cose un pochino più semplici, tipo questo che ormai già conosciamo. E questo l'ho fatto semplicissimo con degli scartini nero e verde acqua. Ed è molto molto carino, a parte questa mega bolla che rovina un po' l'effetto, se ne era veramente davvero carina questa sfumaturina. Poi anche questo mi pare sia lo stesso verde, molto molto perlato, bellissimo. Poi vediamo l'unicorno. Qui ho spennellato qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Credo i glitter olografici. Sì, wow, che prepotenza! Allora, non si vede tantissimo l'olografico e dal vivo si vede molto molto di più, però ecco, dalla telecamera non riesco a farvelo vedere bene, ma vi assicuro che è una bomba, è bellissimo, molto molto bene. Ho anche questo che è sempre nei due colori nero e verde, come il cavalluccio. E peccato che qui non mi sia sfumato tanto bene, perché poteva essere davvero una bella creazione. E non, però ci sono bolle ovunque anche qui. Vabbè, forse essendo degli scarti, la resina ormai si era già un pochino rappresa. Poi anche quest'altro unicorno. Qui ho spennellato il pigmento olografico rosa. Oddio, bellissimo! Qui si vede pochino di più, cioè guardate quanto è lucido questo stampo, si vede il riflesso della mia maglia, è bellissimo, bellissimo davvero, wow. Poi queste due lune che si volevano bene e si sono fuse insieme, mannaggia. Vediamo un pochino, che carina, questa verde era strepitosa. Questa viola un pochino meno, ma guardate questa verde quanto è bella. Mi devo ricordare di rifarle così. Vediamo. Non è lo stesso verde questo. È bellissimo. Caspita. Questo effetto geode mi piace sempre da impazzire. Poi questa è la Luna Shaker, che ho fatto con il lilla che mi era avanzato. E niente, è molto carina, solo che c'è una bollicina qui e mi ricordo benissimo di averci passato lo stuzzicadenti, perché lì ci viene sempre. Ma va bene. Allora, adesso io molto velocemente andrei a tirare fuori tutte le mini creazioni di questo stampo. Guardate quanto è bellino. Ci ho messo, ragazzi, un'eternità a colare goccia per goccia e fare entrare in tutti gli spazi la resina. Quindi le tiro fuori e ci rivediamo qui. Allora, ci ho messo una vita anche per tirarli fuori, ma devo dire, ragazzi, che questo stampo merita veramente tantissimo, e la fatica che si fa, perché è lucidissimo, super particolareggiato, ha delle forme davvero davvero carine. Oh, qui c'è un flake, davvero carine. Guardate, questo è l'albero della vita, mi piace tantissimo. Guardate anche quest'altra farfallina.
E insomma, questi come ciondolini anche per fare degli orecchini sono veramente, veramente carini. Guardate questo ventaglietto, quanto è carino! Guardate tutti i buchini, cioè è spettacolare. E niente, quindi questo stampo mi piace molto. Poi andiamo a tirare fuori questi che sono. Si trovano sul sito della Res Chimica e c'era scritto segnalibri, ma io non ho capito bene perché comunque hanno questi buchetti, questi qui, quindi se qualcuno sa bene cosa voglia dire questa forma, me lo faccia sapere per favore con un commento. Io intanto sono piena di glitter olografici ed eccolo qua. Ho fatto lo sfondo di questo celeste pastello perfetto e poi tutti i glitter olografici ed è bellissimo. È super flessibile ancora, ma perché per la maggior parte di queste creazioni ho utilizzato la Fill Crystal e non la Crystallée, che ci mette tanto più tempo ad asciugarsi. Allora, poi tiriamo fuori questo. Oddio, è proprio super flessibile. Questo ci ho spennellato un pigmento cangiante in flakes. Wow! Cioè, lo vedete, ragazzi? Lo devo inclinare un po' così, ma vedete che passa dal viola al verde. Favoloso! Ed è proprio effetto specchio, bellissimo. Ed infine questo è sempre un pigmento cangiante che passa dal blu al viola. Bellissimo anche questo. Belli, questi tre devo dire che mi hanno dato veramente tante soddisfazioni. Io direi di tirare fuori questi che so già che non sono venuti come volevo. Questi sono degli stampi a forma di geode e io volevo fare un po' quegli effetti tipo concentrici con il centro con i glitter. Allora, il bordo è spettacolare, l'ho fatto sempre con i pigmenti olografici. E eccolo qua. E no, non mi piace, ragazzi, purtroppo. Lo stampo è meraviglioso, è perfetto, però non mi piace perché qui c'era il nero, è ok, ma cioè, io ho messo proprio gocciolina per gocciolina per ricreare un po' il bordo e mi ha fatto questa cosa orribile, tipo questo quadrato. Qui c'era del perlato che non si vede assolutamente, si vede solo l'oro e no, cioè proprio brutto. Mi dispiace però, vabbè. Vediamo se questo è un pochino meglio. L'idea era sempre la stessa, però l'ho fatto sui toni dell'azzurro, non ho spalmato il pigmento olografico sui bordi ed eccolo qui. No, c'è qualcosa che non va e ma non capisco perché mi viene in questa maniera. Forse devo colare la resina quando è un pochino più cremosa, probabilmente. Questo non è malvagissimo, eh. Questo ha un suo perché, ma poi non capisco perché il pigmento mi vada ovunque. Cioè, io l'avevo messo solo qui. Questo è il centro di flakes azzurri e qui c'era, avevo colorato la resina con il pigmento perlato celeste, che fra l'altro sembra anche grigio. Quindi, cioè, si è un po' mescolato il tutto, ma cioè, si è mescolato il tutto, però ho fatto queste linee marcatissime, quindi bah, vabbè. Allora, veniamo a noi, veniamo a questo stampo qui. Questo è un set di sottobicchieri. E niente, tiriamone fuori uno e vediamo com'è venuto.
L'idea era sempre un po' come quella delle fettine di Agata, ma vediamo un pochino. Ok, questo mi piace veramente tantissimo. È stupendo, ragazzi. Cioè, ma guardate la lucentezza di questo stampo, è perfetto. E guardate che bello questo effetto che è venuto qui, tipo a celle. Bene, tiro fuori anche gli altri. Eccoci qui, ragazzi, li ho tirati fuori tutti. Sono un pochino dispiaciuta perché questi altri due sono venuti bene, ma il nero è stato un pochino troppo prevalente rispetto al rosa. Però comunque preso singolarmente mi piace comunque tantissimo e c'è il rosa perlato che fa questo effetto wow. E in pratica il set è così, ma abbiamo anche questa parte centrale e si dovrebbe incastrare perfettamente. Sì, ok, perfetto. E allora non li tiene proprio su perfettamente, cioè non è che se tiro su si tiene, però li tiene insieme nel senso che se voi lo poggiate come sottopentola, per esempio, questi non si smuovono, cioè se voi lo trascinate questo non si muove, e poi invece se volete un singolo sottobicchiere lo tirate via in questa maniera. E quindi devo dire che è veramente carino, cioè questo stampo è stupendo, lo rifarò di nuovo perché voglio un effetto ancora migliore, voglio provare appunto a mettere la resina un pochino più cremosa e a fare delle sfumaturine e boh, vabbè, ci penserò, insomma. Bene ragazzi, queste erano tutte le mie creazioni di oggi. Spero tantissimo che vi siano piaciute. Fatemi sapere qual è la vostra preferita, ma io credo proprio che la mia preferita sia il set di sottobicchieri, anche se ce ne sono tante che mi piacciono, perché a parte questi due, le altre mi sono piaciute tantissimo. Mi sono piaciuti questi segnalibri perché ognuno di essi ha un effetto particolare. Mi sono piaciuti questo cavallino, è wow, è bellissimo. Anche la luna mi è piaciuta tantissimo e lo stampo questo qui devo dire che merita tanto. Quindi fatemi sapere anche le vostre preferite. Io vi mando un enorme bacione, vi ringrazio come sempre per seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!